Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Eccomi qua, sono ancora con voi e ci vediamo insieme questo video. Seguitemi. Allora, per questo pane ho usato la farina di tipo 1 del Molino Cipolla e un po' di integrale, sempre del Molino Cipolla di Terracina. Quindi ho messo direttamente nella ciotola della planetaria, ho messo i licoli, un po' di acqua e tutta la farina. Inizio a girare, vediamo questa. Questa impastatrice è nuova, vediamo come. Per adesso metto sull'1, poi aumento magari piano piano. Finisco di mettere l'acqua piano piano e continuo a girare aumentando un pochino la velocità. Diciamo che questa è un'idratazione che sta intorno al 70%. Calcolando poi che ho messo i licoli, quindi è più liquido della pasta madre, quindi un pochino superiore al 70. Però con l'acqua regolatevi in base alla farina che usate. Ecco qua l'impasto. Ho fatto un giro di pieghe nella ciotola oliata. E poi lo tengo un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, dopodiché lo appoggio in frigo, lo faccio riposare in frigo tutta la notte. Ed eccolo qua la mattina dopo, all'incirca è stato 8 ore, l'ho tirato fuori e l'ho tenuto a temperatura ambiente un'ora e mezza, anche 2 ore, vedete, ben lievitato. E poi vado a spolverare il piano di lavoro e comincio il primo giro di pieghe. Perché il passaggio in frigo? Il passaggio in frigo va fatto per rallentare la lievitazione e quindi poter allungare un pochino i tempi, anche perché questa è una farina povera. Le farine di tipo 1 o di tipo 2 sono semi integrali, poi qui c'è anche tra l'altro l'integrale, non avrebbe retto troppe ore, quindi avrei dovuto fare il pane di notte. Quindi questo è il primo giro di pieghe, poi ne farò un altro, un secondo giro. Distanziato tra l'uno e l'altro almeno mezz'ora, quindi può stare mezz'ora, anche un'ora, coperto con la stessa ciotola prima di fare l'altro giro. Ok. Allora, riguardo alla pausa che mi sono presa e che comunque mi prenderò ancora perché, come vedete, farò un video ogni tanto. Solo per mantenere il canale sempre in funzione, diciamo così. No, mi avete mandato tantissimi messaggi affettuosi, vi ringrazio tantissimo, siete stati veramente tutti carini. Mi è piaciuta molto questa cosa, quindi non vi abbandonerò del tutto. Ma allenterò un pochino a fare i video, soltanto questo. Allora, finiti i giri di pieghe con i dovuti riposi, formo questo filone. Qui ci sarebbero stati bene anche due filoncini più piccolini. Però io ho deciso di fare un filone bello, bello grande. Quindi vedete, sto piegando a rotolo, spingo sempre un pochino, così, e
questo modo non rimarranno dei vuoti dentro l'impasto. Arrotolo ancora. Ora qui ci vorrebbe un cestino bello, bello lungo che io non ho, quindi ho deciso di metterlo a lievitare dentro questo telo, dentro una teglia tranquillamente, e lo stringo magari con questo telo in questo modo. Come avete visto, ho messo anche un po' di semola, poi lo copro così e lo lascio lievitare almeno 2 ore. Qui avete visto, ci ho messo delle mollettine per tenerlo bello stretto. Allora, io procedo così, metto la carta forno su questa specie di pala, diciamo, in modo che poi lo farò scivolare direttamente nella teglia calda. Avete visto, ho messo la semola sotto, sia sotto che sopra, così scivola meglio poi, mi cadrà meglio sulla teglia. Ho acceso il mio forno in modalità vapore, ho messo la modalità vapore, ho messo il timer, quindi quando inizierà ad arrivare a temperatura e comincia ad uscire il primo spruzzo di vapore, vado a infornare. Faccio un semplice taglio. Questo è il mio forno nuovo della Miele, molto tecnologico, lo sto ancora studiando, quindi l'ho provato, è molto bello, bello, e ci sono tante funzioni, tantissime funzioni, però bisogna studiare un pochino, diciamo così. Eccolo qua, come vedete è cresciuto subito. Ho impostato il timer a 50 minuti, ma poi l'ho tenuto ancora un pochino dentro a forno spento, perché questo forno rimane caldo per parecchio tempo. Voi naturalmente, se non avete questo forno, mettete il pentolino, procedete come credete. E ho aspettato che si raffreddasse un pochino ed eccolo qua. Come vedete, è molto bello, anche molto ben alveolato. Non mi aspettavo questi alveoli così grandi. Bene, il profumo è buonissimo. Io vi ringrazio della visione, amici. Vi invito come al solito a lasciare un like e a condividere i miei video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.